nello scorso episodio. No, 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 raga, questa cosa non va affatto bene. Non va affatto bene. Ah, oddio, ma quanto cacchio è passato. Ragazzi, state bene? Ci siete? Ok, eccovi qua. Allora, vi spiego, praticamente per quella tipo di pozione che io ho bevuto, che adesso non so perché non c'è praticamente più, ero svenuto. E adesso non so perché mi sento strano. Sarà successo qualcosa, ragazzi? Se ne sapete qualcosa, mi raccomando, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché ho davvero tanta paura. E come possiamo vedere, qua ci abbiamo Carolina Sanna, che non ci ha scritto praticamente niente. Quindi io direi subito di andare e scrivervi. Ma prima di scrivervi, ragazzi, io vi chiedo per favore di scrivere qua sotto nei commenti "forza Black", se veramente ci tenete alla mia vita e al continuo di questa roba, perché ho davvero tanta paura. E non è una cosa buona, ok? Non è una cosa, non è una cosa che mi piace tanto, ecco. Quindi scriviamo "ciao" e vediamo un attimino che cosa vuole fare questa ragazza, e magari vediamo un pochettino se riusciamo a scoprire di più. Nel mentre siamo sempre su Fortnite, come possiamo vedere, ma chissà perché ogni volta che io apro Fortnite succede qualcosa del genere. Succedono casini su casini, casini su casini. È stranissimo, raga. Magari è il gioco che è posseduto da qualcuno. Non lo so, ragazzi. Scrivetelo qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. E soprattutto lasciate un bel like di incoraggiamento. Nel mentre qua sono pure caduto, e qua c'è Carolina che ha scritto "ciao Black, come stai?" Gli scriviamo "strano, te?" Chissà perché vuole sapere come sto. Lei mi aveva detto che praticamente questa pozione mi aiutava, possiamo dire, a me e a lei, e comunque gli dava un piccolo vantaggio a lei. Ma in che senso? Questa qua che cosa vuole fare? Soprattutto che cosa vorrebbe fare? Voi lo sapete, ragazzi? Speriamo di sì, perché vorrei sapere. "Io sto bene, perché ti senti strano?" E gli scriviamo "boh, magari la tua pozione." Comunque, ragazzi, quella pozione era davvero davvero strana. Era blu, colore che era molto simile agli scildini di Fortnite. "Ma stai dicendo che non era buona?" "È buonissima!" Gli scriviamo "a me non è piaciuta." No, ragazzi, veramente sapeva di vermi quella cacchio di cosa. Non so di che cosa cacchio sapeva. Era strana come roba. "Di vermi? Guarda che mi offendo." Oddio, raga. No, no, mi sente di nuovo. Questa qua mi sta ancora sentendo un'altra volta. E questa cosa non va affatto bene. Gli scriviamo "sì, come te." Secondo me, ragazzi, qua mi sono firmato la mia condanna a morte. Però effettivamente, ragazzi, è vero, non ci possiamo fare nulla. "Ehi, sei proprio cattivo." Aia, sono proprio cattivo, me l'hanno detto in molti. Però, ragazzi, io lo sono soltanto per il semplice fatto che sono incredibile. Sono un boss, ragazzi, anche pensate. Gli scriviamo "anche tu, baby." E vediamo un attimino che cosa mi risponde, ragazzi. Penso però che secondo me stavolta l'ho rimorchiata di brutto. "Smettila ora!" E gli scriviamo "per quale motivo?" Ragazzi, non mi fa... No, raga! Raga, non mi fa più scrivere sulla tastiera. Ma? Perché? No, no, raga, che cosa sta succedendo? Non mi fa più andare mai avanti su Fortnite. Che cosa mi ha fatto questa ragazza? Tra meno di 2 minuti la mia pozione avrà effetto. Muahahaha. Quali effetti? No, no, raga, che cosa cacchio ho bevuto? Ho bevuto magari qualcosa, mia. Che cosa mi ha fatto? No, no, raga, questa qua non va affatto bene. Voglio veramente capire che cosa ha fatto questa qua. Presto lo scoprirai. Speriamo nulla di grave. Ragazzi, potrebbero uscirmi degli occhi dalle orbite. Potrebbero succedere dei casini. No, no, raga, io ho veramente tanta paura. Cadi da Fortnite ora, no! No, no, raga, qua sono... No, sono caduto davvero. Ma che cazzo... No, aspetta, anche questa qua mi ha comandato e il mio PC ha fatto completamente da solo. Gli scriviamo "cosa è successo?" Ma cosa sarà mai successo, raga? Questa qua sembra che mi ha posseduto. Sembra che sia successo qualcosa di stranissimo. "Di che sei stupido." Sono stupido. Eh? Ma che cacchio. Ma che cazzo. Gli scriviamo "what the f?" Ma che cazzo. No, no, raga, questa cosa non va affatto bene. E soprattutto non mi piace per niente. Muahahaha. Ma che cosa si ride questa? Ma che cosa si ride? Adesso farai tutto quello che ti dico io, perché sono dentro di te. E gli scriviamo "cosa mi hai fatto?" "La tua anima è dentro di me."
Ma che cacchio. Ma no, raga, c'ho mal di testa. Ma che cacchio è successo? No, non va affatto bene questa cosa, eh. Raga, perché mi sono autorisposto? Ma che diamine, raga. Adesso, ma almeno il tuo pupazzo di Poo cosa vuole fare? Ok, Poo, eccoti qua. Come potete vedere, ragazzi, questo è il mio pupazzo di Poo. E come sapete, io gli voglio davvero, davvero tanto bene. Però quella mi sta costringendo. Mi dispiace. Ragazzi, non ero io questo. Cioè, e ancora mi sta facendo continuare a prendere a pugni questo cacchio di pupazzo. Adesso smettila. Ma che... Raga, mi stavo ancora continuando a malminare questo pupazzo. No, non è normale assolutamente questa cosa, ragazzi. Ma secondo voi è normale? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Tra 5 secondi la tua mano non sarà più tua. In che senso la tua mano? 5, 4, 3, 2, 1. Ma che... No, raga, ma che dia... Ah, sta mano di merda. Sta mano di merda. Ragazzi, dobbiamo farla finita. E men che non si dica, gli scriviamo adesso. Basta. Cosa vuoi da me? Perché tutto ciò? Voglio solo divertirmi. Ma che diamine, ragazzi, questa cosa non va affatto bene. Anzi, cosa vuole questa ragazza? Che cosa vuole? No, non va affatto bene questa cosa, eh. Non è una cosa buonissima. Non è una cosa che va bene questa cosa. Conosco una persona che vorrebbe divertirsi con te. Chi? Quale persona? E chi vorrebbe divertirsi con me? Gli scriviamo: quale persona? Lo conosci? Chi cacchio è questo ragazzo? È mio fratello. Fratello. Cioè, quindi esiste una famiglia dietro a questi qua ed c'è pure un fratello. Si chiama Wybie. Ma che diamine. Perché, chi è sto qua? Perché si chiama Wybie? Perché sta con Carolina Sana? No, non va bene questa situazione. Scriviamo: carino, dai, cosa vorresti che facessi con tuo fratello? Lo scoprirai presto. Ma che diamine, raga, questa cosa non va affatto bene, eh. Non mi piace come situazione, assolutamente. Ora io devo andare. Ci sentiamo, Black? No, aspetta! No, aspetta! Come posso fermarti? Come posso essere libero? Secondo te te lo dico, coglione? Mamma, ricordati che è sempre qui, eh? C'è solo un motivo. Quale? Sentiamo. Chissà quale motivo ha questa donna. Chissà che cosa mi vorrebbe far fare. Un solo modo per liberarti. Oddio, quale? Sconfiggere mio fratello. E allora non sarai più posseduto. Ma tanto non ce la farai mai. E gli scriviamo: per arrivare a tuo fratello, cosa devo fare? No, raga, ma questo fratello che cosa vuole? Questo fratello, ragazzi, secondo me sarà anche peggio di Carolina. Dovrai sconfiggere un tuo amico 1v1 su Fortnite e ti darò il suo contatto. Va bene, Carolina, gli scriviamo: va bene, vado subito. Ok, ragazzi, siamo in partita con Steve Wynn e adesso purtroppo lo dovremo prendere abbastanza per il culo. Infatti, come potete vedere nel mio inventario, ho diverse armi bannate, per cui lo perculeremo abbastanza. Oh, Steve, ci sei? Yes sir, ci sto, brother. Bro, sei pronto per questo 1v1 incredibile? Ovvio, io già mi sto scaldando perché da un botto che non gioco a Fortnite, te lo dico, eh. Ma perché, squa? Che cosa hai fatto? Sono stato in vacanza un mese, fra, cioè nel senso. Come sei stato in vacanza un mese, scusami? Anche il lupo al fungo, tipo, ho bisogno di stare un pochino in vacanza. Ma che cacchio di armi c'hai? Ma perché il lanciarazzi, fra? Ma sei serio? No, non ha nulla, fra, ma che dici? Io ho visto letteralmente un missilone incredibile che mi veniva addosso. Oh, fra. Aia! Che cazzo hai tirato? Da quando ci sono le motoseghe su Fortnite? No, fra, questa cosa non è normale. No, fra, non sono motoseghe, ma che dici? No, mi dispiace. Secondo me ti prendi un bel cacchietto. Cacchio super mega di colore scuro. Oh, perfetto. Perché di colore scuro, scusami? Aspetta, fra, che mi chiamano. Ok, ragazzi, allora, queste cose non vanno bene. Quindi proviamo con questa, con questa e con quest'altra. Ok, arriviamo. Steve, ci sei? Assolutamente sì. Io vedo che sei là. Aspetta che ti vengo a prendere.
vedere. Ah, oh, dove stai, Steve? Ma perché sei così scarso? Cioè, nel senso, io non capisco. Scusami, Fra, ma... Ma che cazzo? Ma che fai? Ma fai schifo. Ma come fai schifo? Ma raga, ma questa cosa non è possibile. Questo qua sta citando il posto mio. Ma che cacchio? In che senso citando il posto tuo? No, Fra, sta cosa non va assolutamente bene. Intanto muori ancora, eh. Allora, Fra, ti spiego. Praticamente c'è un problema. In pratica, Carolina Sanna mi ha detto di sconfiggere un tipo. Si è preso. Cazzo è Carolina Sanna? Ma che cazzo? Per liberarmi. E questa cosa non va affatto bene. Cazzo è Carolina Sanna? Ma che cosa ti sei fumato? Vieni qua che muori. Vieni qua che muori. Ok, Steve, vieni qua. Ma cos'è? Mi hai laserato. Vieni qua. Vieni qua. Mamma mia. Ti lasero. Dove sei? Vieni qua. No. Ah, ma che non è possibile. Ok, Carolina, spero che adesso sei contenta, perché adesso voglio conoscere assolutamente tuo fratello. Wipe.